dato gli esordi. In occasione dei 70 anni della Rai TV non potevamo non omaggiare il tuo papà, che, come dicevo, è stato un irregolare un po' come lo sei tu, perché era un uomo pieno di talento, riservatissimo e con una grazia anche proprio di stile che lo ha reso unico, no, nel panorama dello spettacolo italiano. Che cosa pensi abbia lasciato in eredità a questa azienda, alla RAI, e allo spettacolo del nostro paese? Ah, che domanda! Allora, alla RAI, tu conta che la RAI è nata, se non sbaglio, intorno al 54. 70 anni fa. Ah, esatto. Ah, già, giustamente tu. Nel 50 qualcosa, 56 o 58, mio padre, quindi dopo due anni che è nata la RAI, uno o due anni, faceva già con Campanile la Via del Successo, che era un programma dove sono andati anche ospiti, tra l'altro, pensa, negli anni 50 sono andati attori di Hollywood, sono andati William Holden, qualcuno di grosso è andato, e lui è stato il primo, ecco, un'eredità tecnica che ha lasciato, e lui voleva il pubblico, lui si è accorto che in questo studio c'era solo la camera e lui doveva raccontare le stesse barzellette con gli stessi tempi davanti a una cosa di plastica, piccola così, e lui dopo 20 minuti ha detto no, fermi tutti, chiamate le mogli, i figli dei tecnici, dei fonici, fate venire qualcuno perché io non riesco. Senza qualcuno, la che mi dà, qualcuno che ride, che certo, mi dà i tempi, che fa una risatina, un piccolo applauso, un colpo di questo tosse. Questo ci invita a una riflessione che su un avvenimento che è accaduto durante la pandemia, per farvi capire la straordinaria capacità di Fiorello di essere un mattatore anche senza pubblico. Ricorderete quel Sanremo con Amadeus in cui la platea era vuota e Fiorello riuscì comunque a strappare sorrisi a casa pur non avendo nessuno in platea, e il fatto che Walter Chiari fu il primo a intuire che non si poteva fare uno spettacolo senza platea la dice lunga rispetto veramente alla difficoltà che si ha a strappare battute, certo, e ad avere, certo, dei tempi teatrali e comici quando non ci sono ovviamente delle persone in platea. Io ti ho dedicato delle parole